Ben ritrovati amici in questa scalata al milione. Andiamo allora a giocare su. Andiamo a giocare per vincere subito aggressivi. Andiamo subito a trovare delle buone posizioni per i nostri pezzi. Come se non ci fosse un domani. Giochiamo velocissimi. Che una volta che saremo arrivati ai 1500 giocheremo partite più serie, più ragionate. Però finché non arriviamo a quel punteggio lì la vedo un po' tragica. Quindi dobbiamo muoverci di velocità, non far trapelare nulla ai nostri avversari. Ok, caso di alfiere qui c'è subito F3, immediately. Ok, questa mossa un po' dubbia. Non lo so, mi sembra un po' dubbia. Cattura così. Sembra un po' dubbietta. Un po' dubbietta. Per ora facciamo così. Giochiamo schisci, tranquilli. Arrocchizzati che mi arrocchizzo. E una volta che ci siamo tutti arrocchizzati, siamo tutti più felici. Premove di donna su alfiere. Premove ozzo. Interessante. Ok, minaccio la torre. Deve fare un arrocco corto. Si presume. A meno che gioca F6, che sarebbe ancora più sbagliata. Ok, ora il tuo cavallo. Però poi sono costretto a mettere il mio in una posizione non troppo piacevole, non troppo piacevole. F3, cavallo in F6, a meno che giochi questa. Si può provare, eh? Si può provare. Che dici? Proviamo? Proviamo. Cavallo in E5, buona. Cavallo in E5, F6. Facciamo questa, va? Non abbiamo risolto nulla, assolutamente nulla. Però va bene così. Va bene così. Cavallo qui di nuovo. Ok. Adesso, dopo aver fatto tutto questo po' di casino, arrocchino tranquillino. E andiamo a giocare F5. F5, bella aggressiva. Attaccone di pedone, premove di pedone, az, e allora io spingo, fammi vedere, fammi panza, catturo qui, catturi lì, torre, cavallo, vabbè, catturi di pedone, io cambio le torri, ti piazzo un'altra torre. E adesso troviamo il modo per terminare questa partita. C'è questa che mi vuoi fare. Lo so che vuoi farmi quella. Lo so che non vedi l'ora di farmi mosse ambigue come queste. Motivo per cui ti gioco questa. Attenzione al time, attenzione al time. Molto importante, importantissimo, fondamentale il time in questo gioco. Riposizioniamo i cavallucci. A parte potevo giocare subito questa che era molto molto buona. Ma la giochiamo adesso. Che problema c'è? C'è qualche problema? No problema. No problema. Cavallo qua. Boh, blocco la colonna C. Forse è meglio un cavallo qui. Donna qui, attacco su questo pedone. Ok, attacco su questo. Io attacco qui però. Tu attacchi qui, perdi l'alfiere. 22 secondi al termine, 22
secondi. Alla fine, ragazzi, alla fine, siamo alla fine, siamo alla fine. Attenzione, attenzione. Qui si perderà todos. Via, 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 iniziamo a giocare con grande attività. Con grande attività. Questo alfiere devi metterlo solo qui. Questa torre è anche insidiosa. Anche la tua torre è insidiosa. Molto insidiosa. Molto insidiosa. Tac, e spingo il pedone a promozione. Promozione, promozione, promozione. E poi il panico del poco tempo. Fa il resto, ragazzi. Il panico fa il resto. Il panico fa il resto. Attenzione, mi sto impanicando anch'io. Mi sto impanicando anch'io. Mi sto impanicando anch'io. Mi sono impanichito. Sono già panico. Wow, cos'è? Pareggio. Pareggio? Che cosa? Stallo? Non si poteva spingere questo pedone. No, vabbè, vabbè. Ti giuro, vi giuro, questa in 12.000 anni di partite non l'ho mai vista. Questa non l'ho mai vista. Mai vista, ve lo giuro. Mai vista in vita mia. Mai vista. Che roba incredibile. Ma si vedono di quelle robe, ragazzi, nella vita e voi dite no, beh, non è possibile, una cosa di questo tipo. Non è proprio possibile. A parte ti potevo dare anche l'alfiere. Anziché fare il tirchio, ti potevo dare l'alfiere. Ok. Adesso perdi questo pedone per la tua ingordigia. Donna non può venire qui perché c'è il cavalluccio che tiene la posizione e al più presto dovrò anche arroccare. Possibilmente, eh? Possibilmente. Possibilmente metto il cavallo qui tranquillamente. Ok, donna qui, donna C7 e mantengo la posizione. In caso di cattura, catturo, oddio, potrei catturare anche no, di pedone. Va benissimo di pedone. Mi va di stralusso, anzi, premove già di pedone. Già premovizziamo. Premovizziamo tutto. Ok, un bel arrocco, non fa mai male a nessuno. Dopodiché potrò catturare questo cavallo col cavallo, poiché non c'ho più il re inchiodato. Ok, si è aperta la colonna B. Questo cavallo, ok, vediamo un po' dove possono andare i pezzi di bello. Intanto andiamo ad attaccare qua. Andiamo ad attaccare qui. Andiamo ad attaccare qui. C'è questo. Andiamo ad attaccare qui. Così rompiamo un po' le scatole, raddoppiamo le torri e attacchiamo qua. Cavallo qui. Az. Hai capito? Hai capito? Forse avrei dovuto giocare subito torre qui. Forse avrei dovuto giocare subito torre qui. Forse. O alfiere qui. Alfiere qui. Ok. O torre qui. Vabbè, vada di alfiere. Catturami anche il cavallo di premove. Attenzione. Attenzione. Attenzione, c'è il mossone. Non so se questa era troppo corretto, però adesso mi cattura qui, catturo qui, scacco e si libera. E si libera. Maledetto. Ah, questa è sbagliata. È sbagliata. Invece buona, no, è sbagliata. C'è questa. Bisogna approfittare subito, ragazzi, quando c'è un errore. Se non si approfitta, poi approfitterà il vostro avversario. E così, come a calcio, un gol sbagliato è un gol
che è praticamente subito, non subito, subito. Questa donna possiamo finirla? Adesso c'è questa, che è sbagliata. Ho sbagliato ancora, ho dovuto catturare la donna. Ecco, adesso è intrappolata definitivamente. Adesso è definitely. Se giocava alfiere qui avrebbe. No, è questa? Va bene, ragazzi, fa tutto parte di un lungo piano. Ho voluto dare una chance al mio avversario perché sennò poverino, sai com'è? Gli avversari poi iniziano a chiedere, ah dai, fammi rifare la mossa, perché sapete, no, quelle cose che succedono. E quindi, vabbè, gli ho detto, ma sì, prenditi la torre. Ragazzi, ragazzi, non potete capire, non potete capire cosa sta succedendo qui. Cosa sta succedendo? Premuvone, premuvone di questo pedone. Scacco re in H7, donna scacco G6. Ok. Oh, c'era questa, maledizione. 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 Sì, giochiamo questa così. Ok. Andiamo, andiamo, andiamo ragazzi, su, fate i bravi. Un cavalluccio qui, mi fermerebbe ogni piano malefico che ho in mente. Certo, sempre se non si perde per il tempo, sempre quella è la questione. Si perderà per il tempo? Boh, sempre lì. È sempre lì la questione, amici, cari amici. Va bene, vorrà dire che dovrò vincere il finale. Va bene così. Va bene così. Vinceremo il finale. Vinceremo il finale. Con manovre accuratissime, direi. Accuratissime. Accuratissime. Manovre accuratissime, direi. Attenzione, che arriva lo Zugzwang. Attenzione, attenzione. Ah, questa è stata bella. È stata bella, è stata bella finché è durata. Scacco, toglieva il re. Perdeva il cavallo. Tac, 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 tac. Arrivavamo insieme, però boh, era da valutare bene. Dopo quel mio super mega regalo. Andiamo, andiamo, andiamo ragazzi. Dobbiamo assolutamente superare la soglia. Che soglia, boh. Dobbiamo darci da fare per cercare di superare. Strane mosse. Strane mosse, ragazzi, strane mosse da parte del mio avversario. Questo pedoncino sa tanto che te lo papperò. Mi sa tanto che te lo papperò. Assolutamente. Assolutamente. Andava pappato ed è stato fatto. Ed è stato fatto. Adesso ci vuole. Ci vuole, ci vuole, ci vuole un bel arrocco, così. L'arrocco prematuro ci vuole di bestia. Anche questa spinta di pedone non mi ha convinto al 100%. Non mi ha convinto al 100% questa spinta. Per il resto ce la giochiamo. Donna qui. Adesso ci vuole quest'altra torre qui. C'è il cavallo che si può posizionare qui adesso. Ok, donna qui con l'idea di se gioco una roba tamarra così, è troppo tamarra? Probabilmente sì. Probabilmente
probabilmente troppo tamarra. Ok, se tolgo via il cavallo non è un problema. Anzi, tac, tac, tac. Sì, va bene anche qui il cavallo non ha paura di nulla, ragazzi. Cioè, non so se avete capito la forza del cavallo. Dovrebbe essere tutto ok. Alla prossima si spinge. Si spinge e si apre la diagonale. Fastidiosa. Fastidiosa. Fastidiosa questa mossa. Molto fastidiosa. Va bene, ti ritrovi con un pedone arretrato. Nessun problema. Adesso il mio cavalluccio. Cavallo qui, torre qui, attaccando qui, torre qui. Non so se riesco a tenere questa torre. Perché? È solo un attacco così fuffa, diciamo così, è un attacco fuffa questo. È solo un attacco fuffa che non c'è poi realmente nulla. E tutti gli attacchi fuffa finiscono sempre male. Spinta, spinta, cavallo. Va bene, dai. L'hai voluto tu. L'hai voluto tu. Azz, questo mi ha sorpreso. Questa mi ha sorpreso. Mi aspettavo un altro tipo di cattura, ma questa mi ha sorpreso. Questa mi ha sorpreso. Come mi sta sorprendendo anche questa. Cattura di pedone tutta la vita. Tutta la vita. Tutta la notte. Ma dimmi un po' come si sta senza risposte. Ah, bravo, 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 sai che l'avrei fatto anch'io. L'avrei fatto assolutamente anch'io, te lo giuro. Te lo giuro che questa mossa l'avrei fatta. L'avrei fatta semplicemente perché è una mossa corretta. E le mosse corrette vanno fatte. Così, non ce n'è. Ora che cosa bisogna giocare? Bisogna giocare in modo corretto, bisogna assumersi le responsabilità delle proprie mosse e bisogna ricordarsi da dove si viene, perché è sempre molto importante, ragazzi, non perdere mai il controllo con le proprie origini, essere sempre pronti a ricordarsi da dove si viene. Ora, questo bellissimo cavalluccio andrà a insinuarsi in posti veramente incredibili, in posti veramente incredibili, come per esempio qua. Tac, tac, catturo l'alfiere e vado a promozione. Questi sono i posti che ci piacciono a noi. Ok, torniamo indietro prima che mi becco un matto qua. No, sotto il cavallo. No, no. Va bene, basta che non la perdo per il tempo. Sono felice. Sono felice. Mamma, sono tanto felice. Perché ritorno da te. Così, no, premovizzato troppo in fretta. Ma che cosa sta facendo? Che cosa sta facendo? Anche questa è sbagliata. Vittoria. Sembra Mirko Scarcella questo qui. Forza, forza, ragazzi. Andiamo. Andiamo alla riscossa. Ok.
va bene tutto. Anzi, no, quanto è sbagliata questa. No, non ci posso credere. Non ci posso credere quanto sia sbagliata questa mossa. Ma è proprio una mossa di quelle contro ogni manuale di scacchi, ragazzi. Contro ogni manuale di scacchi. Perché faccio queste mosse ogni tanto? Perché voglio fare il trasgressivo? Perché praticamente la vita è come una partita a scacchi. Adesso tiro fuori la perla, eh. La vita è come una partita a scacchi. Non sai mai quello che ti capita. Ah no, forse c'era qualcun altro che lo diceva. Vabbè, dai, dopo ste mosse, una regina regalata così. Vabbè, dai, ci stava, ci stava. Cioè, non ci stava per niente. Non ci stava per niente, ma va bene così. Sempre col bianco, sempre col bianco. Sempre di cattiveria. Andiamo in vantaggio di sviluppo, ragazzi. Pedoni al centro. Pedoni al centro lasciati dal mio avversario. Pedoni al centro lasciati dal mio avversario. E noi ce li prendiamo. E noi ce li prendiamo. Cioè, ti fanno schifo dei pedoni al centro? No, assolutamente no. Ok. Facciamo una roba così. Una robetta così, giusto per, tanto per. Adesso facciamo una cosa così. Ok. Il mio avversario non sorregge più la pressione, c'è troppa pressione su questo center. Facciamo questo. E su questa potrei fare questa. E tu spingi il pedone. No, l'alfiere non te lo catturo perché tanto quell'alfiere è inutile. Su questa spinta di pedone aggressiva potrei ritirarmi col cavallo. Potrei ritirarmi con il cavallo. Adesso c'è da capire cosa vuoi fare con quella donna. Perché bisogna capire cosa vuoi fare con quella donna, perché la vedo un po' troppo sgarzoncella, un po' troppo aggressiva. Un po' troppo aggressiva quella donna. Bisogna capire in che modo vuoi continuare questo rapporto. O vuoi terminarlo, dipende tutto da te. È tutto nelle tue mani, diceva qualcuno. Ok, è arrivato il momento di creare seri danni al mio avversario. Basta. Basta. Non ne posso più di tutte queste mossine avanti e indietro per cercare di fare, di guadagnare tempo, che posso sempre sotto di tempo, sempre lì il problema. Ok. Prendiamo spazio, ragazzi. Prendiamo spazio, che qui è importante. Lo spazio è importante. Tac, così mi blocchi tutto e ti gioco alfiere qui. Va bene, mi va bene, mi va bene, mi va bene, mi va anche bene, mi va anche bene questa mossa. Cioè, non benissimo, ma mi va anche bene. Ok, dovevo andare con quel cavalluccio. Si minaccia questa. Una serie di errori uno dopo l'altro. Attenzione, Siarre, attenzione, attenzione, una serie di errori. Attenzione, una serie di sacrifici. Niente. Superman aveva sfasato. Mantenere una pressione di una partita così chiusa e non è da tutti. Non è da tutti. Ok. Ok.
Questa. Ah, sapevo io, avrei dovuto giocare E5, avrei dovuto giocare per una partita più corretta possibile. Cattura. Ah, se io catturo qui e mi faccio uscire la torre, no, non va bene. No buono, no buono, no buono. F6, ora è buona. Ah, cosa ha visto il mio avversario? Sei un degno avversario allora, se hai visto questa. E io che ti facevo invece. Dammi l'alfiere. Ho bisogno di nutrirmi di alfieri. Ah no, non me lo vuoi dare? Altro madornale errore. Ok, tac, tu giocherai il cavallo qui, ti gioco questa. E ora o mi giochi questa. Oppure esatto, mi giochi questa, ma cosa succede? Cosa accade su questa? Accade che sei un gran rompiballe. Accade semplicemente questo. E praticamente hai perso il pawn. Brutta. Brutta. Sì. Ok. Questo alfiere mi creerà grossi problemi, me lo sento. Sai quando hai quelle sensazioni che dici, questo alfiere qui, adesso cambio le torri, che è la prima cosa che bisogna fare. Ah, non vuoi cambiare. Dunque tu non vuoi cambiare. Mi pare di aver capito così. Ok, non vuoi cambiare. Va bene. Non c'è problema. C'è qualche problema? Non ci sta problema. E anche questa non è un problema, neanche questa. Neanche lo scacco qui è un problema. Andiamo qui tranquillamente. Ok. I secondi sull'orologio. I secondi sull'orologio. Facciamo questa. Ok, forza pedoncini, fate il vostro lavoro. Alfiere qui, spingo. No, non spingo, catturo subito. Se non mi capito che vuoi fare. Ti giuro, non ho capito cosa vuoi fare. Catturo. E ora col mio re, perché il mio re ha dei poteri speciali. Anzi, facciamo così. Tac. Il tuo alfiere va qui, vorrà venire qui. Faccio così. Anzi, parte che sì, faccio così. Guarda, va che bella, bellina questa. Vengo a chiuderti col mio re. Esatto. Esattamente, era proprio quello che volevo fare. 13 secondi, ragazzi, 13 secondi. La fine è vicina, la fine è molto vicina, la fine è vicinissima. Più vicina di così non l'ho mai vista. Questo tempo. Che ci danna questo tempo che ci danna. Ok, zitti che c'è il matto, lo vedo, lo sento, è nell'aria. Ah, no, no, devo giocare torre qui. No, no, questo mi matta. Mi vuole mattare, farabutto.
Premove. Wow! Un secondo. Mi diverto troppo a chiudere le partite, un secondo. Mi diverto meno quando perdo. Però sì, in general, mi diverto un mondo. Un mondo. Attenzione, attenzione, questo se la gioca. Questo se la gioca. Non so, forse era più corretto giocare altro, ma va bene così. Va buono così. Ragazzi, che freddo che fa oggi. Fa veramente un freddo infernale. Esiste freddo infernale. Infernale all'inferno fa caldo. Fa un freddo cane, ecco. Rende di più, fa un freddo cane. Veramente una roba allucinante, veramente una roba allucinante. Arrocco. Tu vuoi fare arrocco lungo? Sì. Di conseguenza devo subito correre ad attaccarti, non è che posso aspettare. Alfiere di 6, H3. C'è il fiere di 6. Questa mi piace. Questa mi piace. Ecco, non ho visto questa. Non ho visto questa. Male, molto male. Andiamo avanti. Grande festa alla corte di Francia. Non so. Non so. Non so giudicare. Vediamo un po' come va questa situazione. Questa situazione un po' particolare. Tu mi fai questa. Tu mi vuoi fare quella. E questo è il problema, che tu mi vuoi fare mosse scorrette. Meno male che c'è il cavallo che tiene tutto. Meno male, santo cavallo. Santo cavallo. Sì, scopriti. Era quello che stavamo aspettando. Devi scoprire quel re. Devi fargli prendere freddo. È qui che si prendono le peggiori malattie. È qui che si prende il Covid, ragazzi. Tra l'altro adesso c'è questa super mega nuova ondata di contagi devastanti. Stiamo per morire tutti. Ma noi che cosa facciamo? Noi giochiamo a scacchi. E dunque, da giocatori di scacchi siamo immuni. Immuni. Posso spingere? Che dici? Che dici? Ti offendi se spingo? Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Premo vino, che non fa mai male. Premo vino così, tranquillissimo. Dai, che devo spingere in A6 alla prossima. Devo spingere in A6. L'ha fatta! L'ha fatta, ragazzi! L'ha fatta! Onestamente non so perché, ma la so che l'ha fatta. L'ha fatta! Non chiedetemi perché, ma l'ha fatta. Ci sarà qualcosa che non vedo? Chi lo sa? La mia donna tiene qui. Il mio alfiere tiene la tua donna. Errori ragazzi, errori madornali si stanno verificando in quel di chess.com. Pedoncino, pedoncino, un pedoncino. Un passed pawn non fa mai male. 23 secondi, attenzione, attenzione ragazzi, 23 secondi sono
un'infinità, ma possono essere anche veramente, 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 veramente pochi, soprattutto quando si ha una donna che non si sa muovere. C4 è la mossa del secolo. C4 è la mossa da fare. Guardate il mio pedone e il mio alfiere che mantengono saldamente queste case. Motivo per cui C4 è la mossa corretta. Sì, è corretta, è corretta, è corretta. E lei è la mossa candidata agli Oscar. Niente, niente. Mio avversario cerca di farmi perdere la pazienza con... Mi lascia in sospeso. Eccolo, eccolo, te lo dissi, te lo dissi io, te lo dissi che questa era la mossa. No buona, no buona, no buona. Andiamo, andiamo di pedoni, andiamo. Andiamo, pedoncini. Che bella che è questa. Che bella che è questa. Quanto mi piace. Quanto mi sta piacendo. Quanto mi sta piacendo questa mossa. Attenzione, 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 attenzione. Ok, su 2 secondi. Su 2 secondi. Fuh. Mamma mia ragazzi, veramente, veramente una tragedia, veramente una tragedia, non si può giocare così, ripeto, non si può giocare così, non è concepito, come direbbe Checco Zalone, non è concepito, non è concepito. Che mossa disturbatrice, questa è una mossa disturbatrice. Perché tu forse, maybe, non conosci la Cambridge Spring, che avrei dovuto farti 3 anni e mezzo fa, ma se non la conosci non è che posso farci tanto, eh. Mamma mia, quanta pressione che c'è su quel cavallo, quanta pressione che alla metà basterebbe veramente. Sai che mi piace più tenermi il cavallo lì? Ti posso dare anche l'alfiere. Ti posso dare anche l'alfiere perché sto cavallo qui mi piace particolarmente. Ti posso dare... Ti do la donna? No, non mi piace, non mi piace. Perché poi l'alfiere qui... E vabbè, dai, facciamo così. Se va fatta, va fatta. Alfiere di 3. Ho paura solo di alfiere di 3 dopo. Questa è la mia unica paura. Dopodiché, alfiere di 3, cavallo qui. Ah, non vuoi cambiare? Ah, ma sei uno di quelli conservatori. Ho capito, ho capito, ho capito, ho capito. Va bene, ci sta. Ci sta, per carità. Ognuno è libero di pensare ciò che vuole. Se sei un conservatore, ti lascio. Ti lascio fare, insomma, quello che ritieni più opportuno. Tu catturi, io catturo col pedone, così ti lascio chiusa questa colonna, altrimenti mi entri e mi fai danni, eh? Subito, così. Sotto di tempo, sotto di tempo, sotto di tempo. Siamo sotto di tempo, ragazzi, siamo sotto di tempo. E non va bene. Dobbiamo controllare questo punto il più possibile, è importantissimo per il nostro futuro. Eccolo lì, eccolo che me l'ha fatta, eccolo. Devo riattivare la donna, ragazzi, devo riattivare la donna. È troppo poco attiva, è troppo poco attiva. È poco attiva, poco attiva. Tac, vado lì, beh, non c'ho tempo per pensare, quindi faccio questo. Non c'ho tempo per pensarla, altrimenti vedi che cosa ti facevo. Allora adesso, tranquillamente noi andiamo a D5.
giocare un po' di mosse di pancia, le famose mosse di pancia, che hanno l'unica funzione di creare scompiglio all'interno dello schieramento avversario. Vedi che funzionano queste mosse di pancia. Adesso, in tutta tranquillità, c'è un attacco qui. Adesso con alfiere, però in F3 l'attacco lì svanisce. Che affronto, ragazzi, che affrontone, che affrontone. Questa. O questa. Questa è più cattiva. Questa è più cattiva, ragazzi. Si vede tutta la cattiveria di questa mossa. Mamma mia, che potenza. Ok, adesso faremo varie manovre di torri, un po' tamarre, per cercare di riportare ai massimi livelli. Allora, c'ho questo punto molto, ma molto, ma molto, ma molto, ma molto debole, ma ci fa paura? Certo che no. Certo che no, noi non abbiamo paura. F3 ci fa paura? No. Cattura. Ah, così mi hai guastato un po' i piani. Così mi hai guastato un po' i piani. Guastafeste di uno che non sei altro. Vorrà dire che, visto che me l'ha fatta, ma ha fatto fess, come si suol dire. E la Madonna, oh, quante risorse hai? Quante risorse hai? Basta, basta. Dai, questo cavallo dove lo mettiamo? Qui. Scacco, tac, azzarola. Non va bene. Non andava bene. Non andava bene. E va bene, va bene. Ce la faremo andare bene. Va bene? Va bene, ce la faremo andare bene. Ora, chiudiamo tutto. Chiudiamo tutto. Chiudiamo tutto. Giochiamo tranquilli. Vinciamo sul tempo. Questa è l'unica certezza che possiamo avere in questo periodo di assoluta fatica. Dobbiamo giocare tranquilli, non dobbiamo. Ok. Ah, mi sono bloccato, 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 mi sono bloccato. Wow, wow, che ladrata, ragazzi, che ladrata, l'ho ladrata totalmente. E io ti faccio questa. Come la vedi? E ti faccio quest'altra. Quest'altra la vedi meglio? La vedi meglio? Attenzione, ho confuso il mio avversario. Totalmente confuso. Totalmente Confucio. Grande Confucio, ragazzi. Ti giuro, gli voglio bene a Confucio come se l'avessi conosciuto. Cosa dice Confucio? Fai quello che ami nella tua vita e non lavorerai un solo giorno. Featuring Mirko Scarcella. Sì, ho scelto che questa è la torre giusta. Ho scelto che questa era la torre giusta per fare i miei porci comodi. Ora, dobbiamo essere onesti. E io mi prendo la coppia di alfieri. Impedonami, fai quello che vuoi, ma i miei alfieretti, a mio modesto avviso, valgono 10 volte di più di quei tuoi miseri cavalli che oggi ci sono, domani non ci sono. Nah, poca roba, poca roba. Bisogna essere concreti nella vita, bisogna porsi degli obiettivi, farsi le giuste domande, dopodiché. Allora si potrà dire di essere arrivati ad un risultato. Ma prima, non prima di ciò. Ok, se mi spedoni, mi fai un favoretto. Se mi spedoni,
Non spiedino, se mi spedoni. Ok, non mi vuoi spedonare, va bene. E io gioco semplicemente codesta mossa. Codesta mossa che è tranquilla, bella tranquilla, tranquilla. E i miei alfieri tengono tutta la scacchiera, ragazzi. Tutta la scacchiera. Che potenza di fuoco. Che potenza incredibile di fuoco. Cambiamo le torri, cambiamo tutto. Cavallo qui, spingo qua, mi spedoni, mi rimpedoni. No, l'alfiere non te lo do. No, 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 l'alfiere non te lo do. Piuttosto entri qui col cavallo. L'alfiere non te lo voglio dare. Posso non dartelo? Posso non volertelo dare o sono obbligato a dartelo? Forse conviene che glielo dia. Mi sa che conviene che ti dia il cavallo, l'alfiere. E invece no, sono un testone, sono un testone. Non te lo voglio dare, non te lo do, non te lo do. Via, via. Cavallo qui. Facciamo un po' di robe. Oh, alfieri contro cavalli. Vediamo chi vince. Vediamo chi vince. Non ne ho in teoria il minimo dubbio, ma in pratica. In pratica. Ok, in pratica. Ora, spingendo, spingendo, camminando, camminando, quel tuo bellissimo cavallo si indebolirà sempre di più perché ora tu giocherai una roba così. Bravo. Io spingo. Esattamente. E facciamo così. Questo cavallo domina. Guardate come domina questo alfiere, che dico cavallo. Alfieri, mi raccomando, fate sempre il vostro lavoro. Io sono sempre dalla vostra parte, ricordatevelo sempre. Ricordatevelo sempre, io sarò sempre dalla vostra parte. Attenzione, c'è un re birichino, c'è un re molto birichino. Non l'ha ancora vista, non l'ha ancora vista. Non l'ha ancora vista, ma c'è un re molto birichino, molto birichino. Molto. Allora, dai, su. Questa ce la giochiamo. Ce la giochiamo. Ok, tu vieni qui giustamente. Un cavallo contro un alfiere, un tipo di finale piuttosto complesso, piuttosto complesso. Piuttosto complesso, bisogna giocarsela bene. Ah, sei riuscito, nel tuo intento losco. No! Maledetto premove! Maledetto premove! No, maledetto premove! Maledetto premove! Maledettissimo! va bene, dai, facciamo l'ultima. No, arriviamo a 1500 se riusciamo. Se riusciamo, se non riusciamo non succede niente, non è che muore qualcuno. Ok. Tu farai A6, perché tu sei uno che vuole tenersi i propri pezzi. Tu sei uno che, secondo me,
non sta troppo al gioco. Perché ho ritirato il cavallo quando potevo giocare alfiere? Tu sei uno che a cui non piace troppo stare al gioco, hai capito? Hai capito come funziona? Tac, tac, tac. E di conseguenza, non stando troppo al gioco, catturiamo premuvone, premuvone, cavallo qui, attaccando questo alfiere e questo pedone. C'era la donna che poteva. Va bene, iniziamo a essere stanchi. Ma va bene, fa tutto parte di un... Fa tutto parte dei piani anche questo, ragazzi. Anche questo fa tutto parte dei piani. Vi sembrerà assurdo, ma fa tutto parte di un grande piano. E il piano è semplicemente sopravvivere. No, scherzo. Yes, 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 yes. I like it. I like it. Tu, con quella torre, cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Ma soprattutto, che intenzioni hai? Secondo me, non hai belle intenzioni. Secondo me, almeno da quello che mi mostri tu, eh? Secondo me non hai belle intenzioni. Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera. È l'ingratitudine, la tua arroganza. Faccio ciò che vuoi, ma na 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 na. Ah, la cosa qui si fa interessante perché tu catturerai con il cavallo o catturi con la regina sbagliando. Ti lascio il dubbio. Ah, catturi con la regina sbagliando. E allora dillo. Scacco alfiere F1. Ok, io ti verrò a perseguitare. Vai tranquillo che io non mollo. Sono uno che non molla. Quando ci sto dentro, non mollo niente. Ma sono solo io. Chissà che mi credevo. Ragazzi, Morgan e Bugo, due grandi geni, due grandissimi geni. Quella canzone che più brutta non si poteva fare. Volevo fare il cantante. Canzone del Kaiser. Ok, adesso tu giochi questa, no? E questa è una trappola che io ti faccio, che non c'è nessuna trappola. Delle canzoni inglesi, così nessuno capiva una bega di quel che dicevo. Ma sì, cambiamo, ragazzi. Mi sembra giusto cambiare, no? Ora, questa è la mossa giusta. La prossima c'è questa. E questa. 26 secondi, ragazzi, mamma mia. Mamma mia, c'erano 26 secondi. On the clock. 26 secondi on the clock. Ok. Simpatico l'amico, veramente simpatico, veramente un gran buon tempone. Un grandissimo buon tempone. Un grande buon tempone. Allora, giustamente. No, no, non volevo catturare lì. No, 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 vabbè. Vi giuro che non disegnerò mai più frecce nella mia vita. Basta. No, vabbè. Posso dire di aver preso un matto del barbiere. E il problema è che ora il mio avversario dirà: ah, vedi, funziona questa mossa, devo continuare a farla. No, vabbè, dai.
Ragazzi, perché non me ne va mai bene una quando faccio queste robe qui? Perché? 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 Ripeto ancora un'altra volta, perché? Ah, uno fa tanta fatica per guadagnare uno straccio di punto e poi il mouse. E vabbè, vuol dire che bisognerà fare tutta questa fatica. Che cosa vuoi che ti dica? Che cosa vuoi che ti dica? Ci ho creduto veramente. Grande Alex Britti. Tra l'altro, ragazzi, che film ha fatto Britti? Chitarrista eccezionale. Veramente un musicista fantastico. Però non so che fine abbia fatto. I don't know. I don't know. I don't know. Ok. È il momento. È il momento di fare questa mossa. Aspetta, aspetta. Potevo giocare. Ok, mi hai giocato questa. E lo posso accettare. Lo posso accettare, eh. E va bene. Cavallo all'esterno, che brutta, che brutta, che brutta. Che brutta, brutta, brutta. Facciamo un arrocchino, che dici? Cosa ne dici di un arrocchino così ci togliamo tutte le rotture de balls? Tutte le rotture de balls. Ma quanto sei aggressivo, amico? Posso dire che sei tanto aggressivo? Scacco, catturi quella donna e perdi il cavallo. Oh, questo è il prezzo da pagare per la tua aggressività prematura. Ora vuoi catturare? Catturi cavallo qui cercando di mattarmi. Cioè, hai capito? Vuole anche mattarmi lui. Ma non te lo farò fare. Non ora. Non ora che ho altri piani. Scacco, cattura di re. Cattura di re, mi piace la cattura di re. Molto tamarra. No, perché perdo poi questo pedone. Devo giocarla, ragazzi. Devo giocarla. Ora lui deve giocare questa. C'ho anche un alfiere sotto. Devo assolutamente trovare il modo per uscire da questa brutta situazione. Questa situazione che mi sta tormentando l'anima. Allora, cavallo e alfiere. E va bene, facciamo un po' di cambi. Non è mai morto nessuno per qualche cambio, se non fosse che. Se non fosse che. Oh, ma questo se la gioca. Tatticamente se la gioca, quindi ti faccio i miei complimenti. Sto cavallo del Kaiser ha rotto un po' las cojones, come si dice? Si dice così, no? Las cojones. Perché è molto forte. È molto forte. È molto, ma molto forte. Preferisco catturarti subito ora. Il tuo scacco non lo temo. Ok, andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo, voglio. Anzi, c'è questa. Che è molto carina. Molto carina. Tu giocherai questa. Molto carina. Molto, molto carina. Qui c'è una torre inutilizzata. C'ho una torre inutilizzata. E le torri inutilizzate non sono mai tanto belle. Perché non sono belle? Perché ora mi fa scacco, scacco, scacco. Ah, te la stai facendo sotto adesso, eh? Che alla prossima c'è il matto fra poche mosse, ragazzi. C'è il matto, non lo sa ancora, ma c'è il matto. Vai nell'angolino, bravo, matto alla prossima.
Dai, 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 che ce la finiamo su Jakubovic, Jakubovic. Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo, ragazzi. Andiamo. Ok, fammi un bello scacco. Io non ho paura, a differenza tua, di sacrificare i pedoni. Quindi, che cosa hai deciso di fare? Intanto, FFS, vabbè, tanto arrocchiamo, va? Che non fa mai male. Avete mai sentito qualcuno a cui ha fatto male arroccare? No, io non ho mai sentito. Non l'ho mai sentito dire, onestamente. E dunque, per tale ragione, cattura di donna, va bene così, va bene così. Cavallo F3, donna G3, cattura qui, catturo lì. Sto giocando molto aggressivo, ma molto, 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 molto aggressivo. Sì, questa mossa me l'aspettavo. E mi tocca anche fare questa, mi tocca anche fare questa. Non c'è più pace, non c'è più pace. Non vorrei che il mio attacco si sia andato a farsi friggere. E sia andato a farsi friggere. Non lo gradisco, non lo gradisco come cosa. Il mio attacco si è andato a farsi friggere. Si è andata a farsi friggersi. Sì. Sto semplificando anche la situazione. Questa potrei perderla perché sono sotto di un po' di pezzi. Sono sotto di un po' di robe. E a furia di star sotto, uno sta sotto. Anche il mio avversario sta semplificando. Ragazzi, ragazzi, tre pedoni in meno sono tanti in un finale. Ho sbagliato qualcosa. Ho sbagliato qualcosa. Devo solo giocarmela bene in velocità, sul tempo. Tanto qualche pedone ovviamente lo si recupera sempre. Ma bisogna vedere. Bisogna vedere. Come si gestisce questa roba? Allora, tu vuoi cambiarmi anche questa torre? Giustamente. Te lo lascio. Questa. Obbligata, obbligata ragazzi, obbligata. Obbligatissima. Obbligatissima. Pedone passato. E ora è il momento, è il nostro momento, pedoni. È il nostro momento, quello che aspettavamo da tempo. Una batteria così non fa mai male. Una batteria di pentole. Potremmo anche spingere. No, non possiamo spingere. Non possiamo permettercelo ora. Ok, cazzarola. Cazzarola. Niente, su pedone qui. Spingiamo. Spinge. Non è bella situazione. Non è. No, buona. No buona, no buona 100%, no buona 100%, donna qui.
Ok, allora adesso è diventata buona. È diventata buona. Forse avrei dovuto. No, giusto. È diventata improvvisamente buona. Si minaccia anche un bel matto appena le situazioni lo permetteranno. Appena le situazioni lo permetteranno. Donna qui, scacco. Re qui, donna qui. Ho paura sempre a fuggire qui. Se stai. Stai costruendomi una rete di matto, eh? Attenzione, attenzione, attenzione. Attenzione, attenzione. Attenzione, attenzione. 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 Brutta situazione. Brutta situazione per Matto Scacco. Bruttissima situazione. Situazione veramente da paura. Situazione non felice, situazione non felice, situazione non felice, situazione non felice, assolutamente non felice. Ma bisogna giocare con mucha, mucha intelligenza, perché quando si gioca in modo intelligente le partite le si vincono. Quando si gioca invece in modo stupido le partite si perdono. Maledetto, maledetto, maledetto. Another. Poi basta, ci fermiamo. Non so da quanto tempo stiamo giocando. Il mio stile di gioco inizia a risentirne parecchio. Ah, questa me l'aspettavo. Questa me l'aspettavo. Premove. Questa devo dire che un po' me l'aspettavo. Sai perché? Perché è una mossa che mi giocano tutti, per questo me l'aspetto. Ok, va bene, c'ho tre pedoncini che non mi fanno schifo per nulla, ma proprio per nulla. Va bene, questa diagonale ora me la pappo e ti costerà cara, sappilo. Ricordati cosa ti ho detto, questa diagonale ti costerà cara. Tu ricordatelo, così per il futuro può sempre tornare utile. Ricordati, questa diagonale ti costerà cara. Ricordatelo, ripeti questa frase, questa diagonale mi costerà cara. Che quella torre la perdi, così te lo dico proprio, proprio bruciapelo. Secondo me quella torre, secondo me, non fa una fine invitante. Posso metterla anche qui adesso, la torre. Donna di 7. Ah, ti sei accorto allora. Ti sei reso conto. Vuoi farmi il tatticismo, eh? Sacrificio su qui. Bravo, bravo, bravo. Ma queste cose. Ah, che piccio! Che piccio! C'era questa. Guardalo, guardalo che non l'ha vista. Guardalo che non l'ha vista. Non l'ha vista tuttora, allora meriti, meriti. E però ora c'è questo. Ah, maledetto. Di un maledetto. Se tu mi catturi qui, io c'ho alfiere qui. Maledetto di un maledetto. Maledetto. C'ho anche alfiere qui. C'ho anche alfiere qui, però no buona. No buona. No buona, invece buona, invece buona. Mucho buona. Mucho buona. E questo alfiere lo catturiamo con la donna. Sì, cattura di donna, mi sembra assolutamente corretta.
in linea col nostro gioco. C'è qualche fregatura che non vedo? C'è qualche fregatura che non sto vedendo? Vabbè, riattivo la donna così. No problema. Qua problema. Boh, non vedo il problema. Boh, andiamo a supportare, va? Andiamo a supportare i nostri pezzi. Magari c'era qualcosa di buono qui. Giusto per scambiare. E poi mi devo creare una bella fuga il prima possibile. Una bella fuga per il re il prima possibile. Male non farebbe. Male non farebbe per nulla. Ok. Ora, visto che ci siamo capiti, io così. Facciamo così, tu metterai il cavallo lì. Ok, ma sai che boh, sto giocando a caso, ragazzi. Sto giocando a caso. A caso. Esatto, è proprio qui che volevo arrivare. Esatto, sto giocando a caso, ragazzi, non vedo più nulla, visto? Visto cosa vuol dire non vedere più nulla? Funziona così il gioco degli scacchi. Una volta vedi, la volta dopo non vedi più, adesso dobbiamo solo stare tranquilli per il tempo, hai capito? Capito come funziona? Dobbiamo solo stare tranquilli per il tempo, fare una partita che non sia al di sopra. Mi ha mattato, mi ha mattato, mi ha mattato, mi ha mattato. Niente, ragazzi, non riusciamo più a salire. Dai, faccio l'ultima davvero. Basta, 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 basta. Non vedo più nulla. Esatto, tipo questa. Tipo questa. Scacchi cambiamo tutto. Yeah! C'è qualche sacrificio qui, qualcosa che non sto vedendo. Ok. Ecco no, se faccio questa c'è questa. Ok. Sì, va bene. Good move, my friend. Good move, my friend. Adesso vediamo come te la caverai quando ti giocherò questa. Tu giochi questa, ritiro l'alfiere qua. Poi entro qui col cavalluccio e succederanno un sacco di cose splendide e splendenti. Splendido, splendente. Ma la mia domanda è perché? Su, 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 su. Mamma mia, che mani ghiacciate che ho. È il momento. È il momento, ragazzi. Non la volevo giocare subito, ma è arrivato il momento. Di questa mossa che distruggerà la posizione del mio avversario, rendendola brandelli. Ok. Oh, finalmente qualcuno che pensa un pochettino. Bravo, Andre Victor, bravo. Bravo, Andre Victor.
Poi queste sono sempre quelle situazioni che non vedi mai tatticismi. Proprio quando vedi la partita dici, cacchio, ho dovuto fare questo, ho dovuto fare questo. Purtroppo quando... Oh, è incredibile. Quando sei dentro la partita, certe cose non le vedi. Avevo detto che era l'ultima, invece, l'ultima sarà questa. Giochiamo un po' da tamarri, dai. Fa sempre bene, no? Spiazzato. Avversario spiazzato. Avversario spiazzatissimo. È un po' spiazzato, si vede lontano un miglio che è un po' spiazzato il mio avversario. Lo so che si vede. Lo so che si vede. È spiazzato, è chiaramente spiazzato. Dunque io dovrei giocare su una mossa così, presumo. La cattura. Bravo. C'è qualche scacco, qualcosa? Ah, c'è lo scacco qui. Però io posso rientrare. Forse non l'avevo considerato. Mamma mia. Questo farà scorrere il tempo. Guarda, me lo sento. Guarda, questo fa scorrere il tempo. Si è disconnesso, hai visto? Va nessù. Bene ragazzi, dopo quest'ultima partita, dopo quelle di prima, veramente quella col matto e il barbiere è stata la migliore in assoluto, dove il mio mouse... E ora per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!